Venerdì da paura? Venerdì da paura? Che giorno è oggi? Venerdì 13. Vabbè, molti può essere considerato un giorno scaramantico, o per chi ci crede o no. Nel mio caso, invece, visto che si tratta appunto di venerdì 13, volevo appunto mostrarvi una collezione molto particolare, appunto la collezione di venerdì 13, come tributo al mitico Jason Voorhees. Partiamo appunto dalla collezione completa del primissimo Venerdì 13, del primissimo film Venerdì 13, dove praticamente inizia praticamente tutto dal primo film, dove in realtà successe il guaio, dove Jason Voorhees fu ucciso, annegato per causa di alcuni campeggiatori che, dato che dovevano badare a lui. Alla fine il ragazzino giocando finì annegato nel lago di Crystal Lake. Infatti qua praticamente parecchi anni dopo, in questo campeggio di Crystal Lake continuano ad avvenire terribili omicidi, infatti, a causa di uno sconosciuto che a uno comincia a massacrare, a uccidere tutti coloro che non avevano badato al piccolo Jason Voorhees. Che praticamente proseguendo appunto con lo svolgersi della trama, un film molto incasinato perché fino alla fine non si capisce chi è il responsabile di tutti questi omicidi. In tal caso poi si scoprirà appunto che si tratta della madre di Jason Voorhees. E alla fine, diciamo, alla fine del film si riesce a uccidere la madre di Jason Voorhees. Praticamente è un film molto enigmatico perché tutti questi omicidi qua non si riesce a capire chi cavolo è che massacra la gente, insomma. Quindi è un film molto incasinato, ma che al tempo riusciva a mettere praticamente ansia, perché fino all'ultimo non si scopriva chi era l'assassino. Poi dopo che cosa si scopre? Si scopre che Jason Voorhees in realtà è sopravvissuto, all'annegamento. E praticamente, per chi ha ucciso sua madre, si alzerà e deciderà praticamente di vendicarsi di coloro che hanno ucciso sua madre. Infatti, lui stesso raccoglierà la testa della madre che era stata decapitata nel primo film e cercherà vendetta a tutto spiano. Praticamente, questo è quello che ho potuto interpretare, che praticamente il sentimento verso sua madre, tutto, ha fatto sì che Jason Voorhees tornasse in vita, oppure ci cioè, sono tante le ipotesi, o che sia sopravvissuto. Comunque Jason Voorhees è considerato praticamente una leggenda. Si svolge 5 anni dopo, dopo quel terribile massacro causato dalla madre di Jason, e qui Jason ritorna, vedete qua. Jason ritorna, praticamente in questo film non possiede ancora la maschera da hockey, ma è con una specie di sacco di grano o qualcosa e gira armato massacrando chiunque. E infatti si era anche vendicato, infatti il film inizierà così, che si vendica della ragazza che ha decapitato la madre di Jason. E allo stesso tempo tutte le persone che sono a Crystal Lake subiranno, cioè nuovi campeggiatori subiranno un nuovo massacro. Proseguiamo appunto, questo era Venerdì 13 parte 2, l'assassino ti siede accanto. Adesso il film ovviamente continua, visto il successo di questi film si decise di continuare la saga con Venerdì 13 parte 3, Weekend di Terrore, dove in questo capitolo qua Jason praticamente riesce, cioè prosegue con il massacro di tutte le persone che vanno a campeggiare a Crystal Lake. Vedete? E qua in questo capitolo qua comincia a indossare la maschera da hockey, che troverà, mi sembra, in un capanno qualcosa che ruba praticamente a delle persone, diciamo. Il terrore continua e quindi il massacro prosegue a Crystal Lake, di tutti quegli sventurati che decidono di campeggiare, ecco. Un film molto violento e anche molto bello, perché qua praticamente Jason per la prima volta indossa la maschera da hockey, la famosa maschera da hockey. Ovviamente il capitolo, la saga continua, Venerdì 13 parte 4, il capitolo finale, il che doveva essere realmente al tempo il capitolo finale, dove Jason Voorhees veniva fatto fuori.
Praticamente, visto che continuavano gli assassini nel Crystal Lake, succedeva appunto che una famiglia dove vi era un bambino che era proprio appassionato di trucco, di maschere e tutto, entrano in contatto con Jason Voorhees che continua la sua carneficina. E allora, dopo aver, diciamo, fatto conoscenza di Jason Voorhees, il ragazzino capisce che per fermarlo, dopo essersi anche, diciamo, aver compreso la natura di questo personaggio, decise appunto di impersonare lui stesso in Jason per attirarlo vicino a sé, e il ragazzino con violenza riesce poi a massacrare lo stesso Jason. Il che appunto è stato considerato al tempo il capitolo finale, ma non è il capitolo finale, perché è stato poi realizzato Venerdì 13 parte 5, Il terrore continua, dove in questo caso è l'unico Venerdì 13 dove non appare Jason Voorhees, ma un'altra persona che sempre a Crystal Lake prende, diciamo, il ruolo di Jason, e una persona che è impazzita, che prende il ruolo di Jason e inizia a massacrare tutte le persone a Crystal Lake. E il protagonista appunto di questa storia è il ragazzino che amava il trucco nella parte 4, che tutti appunto daranno la colpa a lui, anche se in realtà lui ha le visioni di Jason e tutto, però non è stato lui, sebbene abbia qualche problema. Poi la saga continua ed è stato realizzato Venerdì 13 parte 6, Jason vive ancora. E qua, in questo capitolo qua, il protagonista sempre dei capitoli precedenti, il ragazzino che da piccolo ammazzò Jason, poi visse nuovamente il terrore di questa persona che aveva personificato Jason e tutto, decide appunto di vedere appunto, traumatizzato dalle esperienze precedenti, di andare a vedere appunto dove Jason era stato seppellito. Perciò assieme ad un compagno si dirigono davanti alla tomba di Jason e la aprono, e il protagonista gli impianta una sbarra di metallo nel corpo. Però cosa succede? Sfiga vuole che appunto di Venerdì 13 c'è un temporale della Madonna, un fulmine entra in un palo e ridà vita a Jason. Quindi sembrerebbe appunto che da questo evento Jason acquisti questa immortalità o questo potere, diciamo, di essere invincibile. E qua Jason ritorna nuovamente a Crystal Lake, dove appunto altri campeggiatori ci sono, e ci sono anche degli altri, mi sembra nel campeggio dei bambini anche, che rischiamo di essere ammazzati appunto da Jason. E sarà appunto questo protagonista qua ad ammazzare nuovamente Jason, incatenandolo e facendolo rimanere appunto sott'acqua. Però appunto Jason, come vi ho detto in precedenza, è immortale. E la saga continua con Venerdì 13 parte 7, Sangue scorre di nuovo. Questo capitolo qua è abbastanza carino perché parla appunto, il protagonista qua cambia, ed è una ragazzina che ha dei poteri telepatici. E appunto con questa ragazzina qua è in infanzia, visto che aveva questi poteri telepatici qua, per via dei problemi in famiglia così, ha ammazzato il padre facendolo cadere in un pontile, sempre lì a Crystal Lake. E sempre nel Crystal Lake era presente incatenato Jason sott'acqua. Diciamo che in età da adolescente, questa ragazza qui, durante uno scatto d'ira, i poteri sfuggono e libera Jason sott'acqua. Da qui Jason continuerà nuovamente il suo massacro in tutte le persone che verranno a Crystal Lake. E anche qui, a fine capitolo, lo stesso Jason verrà fermato appunto da questa ragazza. Ma ovviamente non è ancora finita qua, perché è stato realizzato Venerdì 13, parte 8, come seguito, Incubo Manhattan. Questo capitolo qua, in principio si svolge a Crystal Lake, dove appunto sempre delle persone ancorate con una barca sono lì ferme a Crystal Lake, e Jason lui stesso massacra queste persone, e dopodiché la nave, sempre con Jason al suo interno, si sposta a Manhattan.
E qua a Manhattan Jason comincia a fare ancora tanto, ma tanto di quel danno che ne combinerà praticamente di ogni. Il massacro continua e delle persone tenteranno di fermare Jason, ma non riusciranno. Poi, ricordandosi appunto della leggenda di Jason, si scoprirà appunto che lui è stato annegato nell'acqua e alla fine lo sconfiggeranno con l'acqua stessa. Con l'acqua stessa. E qua Jason è nuovamente fermato, però come se non bastasse, è stato realizzato un altro titolo come seguito che non è intitolato Venerdì 13 parte 9, o almeno mi sembrava che forse era stato intitolato The Final Friday o qualcosa del genere, ma in Italia è stato chiamato Jason va all'inferno. E questo praticamente si pensava appunto alla fine del Venerdì 13. Ma poi sono stati realizzati altri seguiti, addirittura un remake particolare. E in questo caso, appunto, Jason va all'inferno. La gente stufa ormai di Jason, dei massacri che svolgeva a Crystal Lake. Un esercito attira Jason in una trappola e lo massacrano e lo fanno esplodere. Portano i pezzi in un ambulatorio, in una sala delle autopsie, dove appunto il medico tenta di svolgere l'autopsia su questo corpo qua, ma il cuore di Jason è ancora pulsante tutto, ed emana una specie di forza che, diciamo, obbliga il medico a divorare il cuore. E questo è Jason, entra appunto nel cuore di questa persona. I massacri continueranno così fino a che non si scopre che per uccidere un Vuris bisogna essere appunto dei Vuris. E poi altro non sto a dirvi perché bisogna appunto vedere il film per poterlo apprezzare. Colpo finale, scena finale, una volta sconfitto Jason, si vede il guanto di Freddy Krueger che esce fuori dalla sabbia e tira all'inferno la maschera. Cosa può significare, ragazzi? Che si svolgerà uno scontro tra Freddy e Jason, ma questo avverrà dopo perché prima è stato realizzato un film intitolato Jason X, dove appunto questa volta non si svolge a Crystal Lake, ma si svolge appunto nello spazio, dove praticamente Jason Voorhees era stato ibernato in seguito ad una battaglia, catturato e ibernato, e si ritrova appunto un'equipe di scienziati, un'equipe di scienziati torna sulla Terra vecchia e praticamente trova questo corpo ibernato di Jason e di una scienziata che aveva appunto lottato contro Jason ed erano finiti ibernati dall'azoto liquido, se non ricordo male. E Jason è stato risvegliato e causerà parecchio danno su questa equipe spaziale. Riescono anche a massacrarlo una volta, ma Jason entra in una specie di meccanismo di rigenerazione cellulare e diventa una specie di cyborg potentissimo e incazzato nero. Potete anche vedere. Eccolo qui, il cyborg, Jason Voorhees. Poi è stato realizzato anche Freddy contro Jason, che questo proprio è molto, mi è piaciuto parecchio, dove qua si vede appunto Freddy Krueger che combatte contro Jason Voorhees. Il che è veramente un titolo molto interessante, perché questo titolo qua, vabbè, che possiede in edizione limitata, con dentro tutte le scene tagliate, tutto, dove Freddy è stato dimenticato da tutte le persone, allora sfrutta Jason Voorhees per riportare il terrore e la memoria appunto di Freddy affinché la gente si ricordi di Freddy. Così lui acquista più potere e può ritornare di nuovo a tormentare la gente. La battaglia praticamente finale, sembrerebbe che Jason Voorhees abbia vinto e abbia ucciso Freddy, ma in realtà appunto nella scena tagliata finale, in un finale alternativo, si scopre che appunto sia Freddy a vincere la battaglia. E perché entra nel corpo del fidanzato della protagonista e vabbè, di conseguenza la massacra, ragazzi. Poi adesso è stato anche realizzato un remake che adesso vi farò vedere, scusate. È stato realizzato il remake del primo Venerdì 13, primo, vabbè, in questo caso si parlava appunto come protagonista Jason Voorhees, che è un film parecchio violento, molto ma molto violento.
veramente violento, cioè più splatter che tutto il resto. Sì, è stato un film molto in onore, diciamo, ai primi Venerdì 13, dove si vedeva appunto Jason all'inizio che non aveva la maschera da hockey e poi la trova, dove appunto dei campeggiatori sbarcano a Crystal Lake per passare dalle vacanze e Jason 1-1 li massacra. È più un film splatter che, come tutti del resto, i Venerdì 13. Ok ragazzi, vi ho fatto vedere tutto dalla collezione dei Venerdì 13. Se appunto questo video vi può dare ispirazione per vedere Venerdì 13 stasera, fatelo pure, mi farebbe solo piacere. Vi ringrazio della visione, buona giornata a tutti e buona serata a tutti. Ciao a tutti!